Il Basket Barcellona approda alle semifinali del tabellone 4, superando in tre gare a Rossella Virtus Civitanova Marche. Gara 1 è favorevole ai siciliani per 89 a 62, con 20 punti, 25 minuti e classe 98 Flavio Gai. I marchigiani sono trascinati a Francesco Amoroso e Cassese in gara 2 e si impongono 72 a 61. Nel terzo atto, dopo un primo tempo in equilibrio, decide il secondo tempo a 41 a 26 per i giallorossi, vittoriosi 86 a 70. Avversaria di Barcellona in semifinale sarà la Virtus Valmontone, che supera in tre gare la Motori Pescara in una serie che ha visto sole vittorie esterne. I laziali si erano imposti in gara 1 in Abruzzo col punteggio di 81-82 grazie a Luca Visconti a 26 punti e 11 rimbalzi. Riscatto pescaresi in gara 2 con Nenio Leonzio da 21 punti e 9 rimbalzi nel 78-83 finale. In gara 3, seconda vittoria esterna nella serie per Valmontone, vittoriosa per 82-85 con 25 punti di Scoda Volpe e 22 di Rischia. Ribalta il fattore campo anche la Luis Roma, che elimina in tre gare il Basket Recanati, secondo nel girone C al termine della stagione regolare. I marchigiani si erano imposti dopo una supplementare in gara 1 per 88-85 con 21 punti di Gurini. Gara 2 arriva il più 22 per la Luis, 90-68, con 22 punti di Bonacorso e 21 di Beretta. La decisiva gara 3 vede il colpo esterno dei Capitolini per 88-92 grazie a 6 uomini in doppia cifra nella partita decisiva. Avversario della Luis sarà la BPC Virtus Cassino, che rispetta il fattore campo e rimane in tre gare l'Olimpia Matera. Prima gara vinta per 82-65 dai laziali grazie a 20 punti in 24 minuti di Niccolò Petrucci. L'Olimpia riesce a vincere gara 2 in rimonta dopo il supplementare a 102-100 con 32 punti di Franco Migliori e un canestro sulla sirena di Battistini. Cassino domina però il secondo tempo in gara 3 con un parziale 54-25, risalendo almeno 10 all'intervallo per il 93-74 finale. Decisivo Simone Bagnoli a 22 punti e 13 rimbalzi.